In questo video passeremo in rassegna in tre diversi modi per aggiungere contatti alla rubrica di Skype, piattaforma assai utile per eseguire videochiamate sia dal telefono che dal computer. Per prima cosa, accediamo all'applicazione cliccando sulla corrispondente icona. Al nostro primo accesso ci ritroveremo una schermata vuota da compilare poi. Procediamo cliccando sulla voce in basso a destra Contatti. Successivamente, sul pulsante in alto a destra, corre raffigurata una sagoma con un più. Da qui potremo cercare tra gli utenti di Skype il nominativo che ci interessa. Apparirà una lista che comprende tutte le persone che utilizzano Skype che hanno quel nome. Una volta trovato quello giusto, clicchiamo sul tasto Aggiungi alla sua destra. Questa tecnica è poco consigliata perché la ricerca ci dà molti risultati ed è più difficile trovare proprio la persona che stiamo cercando. Il secondo metodo viene utilizzato per invitare i nostri contatti ad usare Skype, nel caso in cui essi non siano registrati all'app. A partire dalla schermata che troviamo dopo aver cliccato su Contatti, come prima, selezioniamo Invita ad usare Skype e da qui scegliamo come procedere. Il metodo più semplice è inviare un SMS alla persona interessata, pigiando sulla voce Altro in fondo alla pagina. Infine, il terzo e ultimo metodo consiste nell'aggiungere un contatto tramite il suo numero di telefono. Per farlo, a partire dalla solita schermata iniziale, clicchiamo su Aggiungi numero di telefono in basso. Si aprirà una nuova schermata. Da qui possiamo digitare il nome con cui vogliamo venga salvato il nuovo contatto. Cliccando sulla barra corrispondente si aprirà la tastiera. Successivamente digiteremo il numero di telefono cliccando sulla barra sotto la voce Telefono. Dopo aver effettuato questi passaggi, clicchiamo su Salva in alto a destra e troveremo il nostro contatto tra la rubrica di Skype. Per modificare un contatto, basterà tenere premuto su di esso, oppure se da computer cliccare tasto destro. Si aprirà una scheda grazie alla quale potremmo visualizzarlo, modificarlo o eliminarlo. In questo ultimo caso basterà cliccare sulla voce Elimina e successivamente Confermare. Assistenza per l'utilizzo di smartphone, tablet e computer per familiarizzare con attività quali utilizzo dei messaggi di WhatsApp, utilizzo delle videochiamate con WhatsApp, Skype e Zoom, invio e gestione di posta elettronica. Utilizzo di applicazioni per la spesa online, utilizzo e gestione di applicazioni e funzioni di uso comune. Servizio dedicato a tutta la popolazione over 65 del comune di Bergamo, offerto dai volontari digitali di Bergamo Aiuta. Numero verde gratuito 800 694 926.